Domenica 4 febbraio, quinta domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Marco. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Quando eravamo bambini, si generavano nella nostra mente molte immagini a partire dai racconti dei miracoli di Gesù. I bambini di oggi, probabilmente, ne creano di ancora più fantasiose, grazie a tutti gli effetti speciali che vedono alla televisione. Poi, crescendo, tendiamo a cancellare queste immagini perché non trovano riscontro nella realtà che viviamo. Le persone non guariscono con i miracoli e le tempeste non vengono sedate da nessuno. Abbiamo paura di mettere in crisi la nostra fede riflettendo sui miracoli di Gesù e quindi li isoliamo. Facciamo finta che non ci siano. Dobbiamo imparare a cambiare prospettiva. Non dobbiamo chiederci cosa e come è avvenuto, ma chi e perché l'ha compiuto. La prima prospettiva ci destabilizza per forza. La seconda, invece, ci invita a guardare alla motivazione che spinge Gesù ad agire: l'amore. Gesù ama chi ha fede in Lui e compie cose grandiose. La nostra relazione di fede e amore con Lui ci cambia sia nel corpo sia nell'anima. Dobbiamo imparare a riconoscere tutti i miracoli che compie nella nostra vita, non fermandoci al cosa e al come, altrimenti ci sembreranno banalità in confronto alle guarigioni, ma andando al chi e al perché per scoprire la fonte dell'amore e riscoprendoci amati. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della Parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.